Buonasera a tutti e andiamo in diretta alla Ci senti, fiera del Simone? libro Italia. Avanti, Michela. Buonasera a tutti, hola a todos. Sono molto felice oggi di presentare, di avere come ospite Andrea Del Monte, chitarrista, cantautore, compositore di Latina, che oggi presenterà il suo libro, anzi è un libro che contiene tantissimi contributi, poi Andrea ce ne parlerà. Brigantesse, storie d'amore e di fucile. Edito da Ponte Sisto. Intanto benvenuto Andrea alla prima fiera virtuale del Libro Italia. Ciao Michela, buonasera a tutti voi che ci state ascoltando e sentendo. E grazie per l'invito. Oggi, appunto, come dicevi te, vi parleremo di Brigantesse, questo mio ultimo disco libro, Brigantesse, storie d'amore e di fucile, dove canto e racconto insieme ad altri autori, musicisti, di queste meravigliose donne dell'Ottocento di cui si è sempre parlato ben poco. Sì, hai la possibilità di parlare davanti ad un pubblico internazionale. Sai che la nostra fiera comunque coinvolge un pubblico molto esteso del Latino America. E quindi, per far conoscere la tua idea, com'è nata l'idea di affrontare un tema così particolare come il brigantaggio? Beh, tutto è nato, appunto, penso che sia opportuno spiegare Sì. prima chi erano i briganti, no? Penso Sì, è fondamentale, esatto. no? Che erano questi uomini, intanto, che appunto erano stati depredati delle loro terre, dei loro averi, dai piemontesi, questo parliamo del periodo post-unitario, e appunto ridotti alla fame, questi contadini formavano delle bande che appunto per riprendersi ciò che avevano avuto, e quindi come dice Eugenio Bennato, non ci volettero stare, appunto, presero in mano la loro vita con un fucile, e appunto perché non per andare contro questo potere che li aveva depredati da tutto. Quindi, e spesso questi uomini erano accompagnati da donne che appunto erano le brigantesse, queste donne. Se ne è sempre parlato poco, nonostante queste donne avessero avuto un ruolo importante, anzi fondamentale per i briganti nel brigantaggio italiano. Quindi, appunto, ecco, è utile intanto partire proprio dalla Sì, fonte assolutamente sì. In del brigante. questo libro ci sono 13 poeti che raccontano ovviamente la vita e i riscatti appunto d'amore e di fucile di altrettante brigantesse. Quindi è un lavoro proprio sulle donne, concentrato sulle figure femminili, no? Che comunque hanno vissuto la macchia, quindi la particolarità sono comunque donne guerriere, donne comunque che hanno combattuto anche per amore. Certo, assolutamente. Basti pensare, mi viene in mente, poi Simone ci leggerà qualcosa, per esempio Nicolina Iaconelli, questa brigantessa del Frosinate, che fino a 18 anni viveva con i genitori contadini. A un certo punto scappò e si diede alla macchia e si unì a un gruppo di briganti. Quindi questo desiderio di riscatto che hanno avuto queste donne, di cambiare vita, di prendere in mano la propria vita e cambiarla radicalmente. È importante sottolinearlo, il ruolo della donna, se pensiamo bene, nella storia è sempre stato trattato poco, anche nel periodo del fascismo, ma nel risorgimento italiano, cioè le donne sono sempre state messe da parte, no? E appunto era giunto il momento, per quanto mi riguarda, appunto, di trattarle in maniera appunto editoriale e musicale, quindi musicando 13 poesie scritte da poeti, e farle diventare canzoni. Quindi 13 tracce dedicate a 13 donne brigantesse o brigante, come vogliamo. Poi ci sono tantissimi contributi, c'è un fumetto, anche la particolarità del libro è che c'è anche il fumetto all'interno, 7 interviste, poi ci sono personaggi anche del mondo dello spettacolo che hanno dato il loro contributo, che si sono occupati di brigantaggio, tra cui ne cito alcuni, Sabrina Ferilli, Eugenio Bennato, poi abbiamo Antonio Veneziani che è
ha dato anche un contributo importante, Susanna Schimperna, tantissimi artisti, Renzo Paris, non li posso citare tutti perché sono tantissimi. Sono molto. Sono tantissimi, però ovviamente poi daremo anche la parola a Simone Pozzati che oggi ti accompagna, giusto? Certo, assolutamente. Sì, Simone Anzi, leggerà de anzi, lo de presentiamo, anzi, se vuoi fare un saluto agli ascoltatori. Sì, salve a tutti. Prima avevo un po' di problemini con la connessione, adesso penso di averli sistemati, però mi pare di aver capito, insomma, che Andrea accennava appunto al discorso del disco libro, che appunto è una summa tra letteratura e musica. E io ci Sì. tengo a dire, insomma, che la sua opera appunto ha questa particolarità, perché lui è riuscito a trasformare quelle che sono delle vere e proprie poesie in canzone. Ed è un'operazione, a mio avviso, molto difficile. Comunque, essendo io un autore di canzoni, riconosco che lui ha fatto veramente un lavoro, diciamo, eccezionale e ha ridato una nuova vita a queste brigantesse. E questa maniera di fare ciò ha permesso di rendere anche un po' pop queste brigantesse, quindi di avvicinarle a un pubblico più vasto. Assolutamente, sicuramente è un lavoro molto complesso e la particolarità e la bellezza di questo libro sono tutte queste voci e la fusione delle arti, secondo me, che comunque è la testimonianza di un lavoro molto, molto ricco per affrontare un tema senza ovviamente dando quell'originalità che merita anche nell'attenzione. Quindi, secondo me, è un lavoro completo che Andrea ha fatto. Unendo musica e letteratura. Sì, assolutamente. Poi, come accennavi tu stessa, appunto ci sono tantissimi personaggi all'interno, sia del mondo musicale che del mondo letterario e anche dello spettacolo. Accennavi appunto a Sabrina Ferilli, ma non solo Sabrina Ferilli, ci sono anche dei personaggi che hanno rilasciato delle interviste, come appunto Eugenio Bennato e anche altri personaggi come De Cataldo. E poi Sì. dal punto di vista musicale, io ci tenevo a ricordare anche interessanti collaborazioni di Andrea, che sono con il chitarrista John Jackson, che Sì. insomma è il chitarrista di Bob Dylan. E infatti, molto spesso gli dico scherzando: forse fai anche un po' invidia a De Gregori, no? Che è un fan di Dylan. Tu hai il chitarrista di Dylan, lui no. Ci scherziamo spesso su questa cosa. E mi premeva di sottolinearla. Poi, ecco, in merito a questo c'è un pezzo che è stato prodotto da Guido Guglielminetti, ad esempio, di Andrea, che è appunto storico bassista, accennavamo poco fa appunto a De Gregori. Ma non solo, insomma, c'è Roberto Cardinali alle chitarre. Insomma, secondo me lui è riuscito veramente a fare un'opera, molto bella, perché ha unito anche punti di vista completamente diametralmente opposti. È una cosa che gli va riconosciuta. Secondo me nessuno era mai riuscito anche a mettere dei punti di vista molto lontani insieme, ecco. Sì, Questo. infatti lo reputo un libro interessante per tutti questi aspetti che tu hai appena accennato, anche perché di libri ho visto che ne stanno uscendo diversi anche in questo periodo sulla tematica, proprio su storie di brigantesse. Quindi diciamo che magari Andrea ha dato il là anche all'ispirazione, no? Di Sì. altri autori. Quindi questa cosa è magari molto interessante. Non so, vuoi leggerci già un passaggio Sì, come io ci hai accennato? vorrei leggere un passaggio che è praticamente tratto dalla Vita immaginaria scritta da Giulio Laurenti, ed Sì. è quello della vita della brigantessa Nicolina Iaconelli. E Andrea ha fatto una canzone su questa vita immaginaria anche, che è intitolata Una donna come tante, ed è un testo che ha scritto Elena Velena. Adesso, ecco, vi leggo un piccolo passo del racconto che ha fatto invece Giulio Laurenti su Nicolina Iaconelli. Innamorarmi a briglia sciolta fu per me la via per scapparmene dalle giornate piegate sulla zappa.
Io, 18 anni e nessuna giornata trascorsa a più di qualche chilometro da casa dei miei. Io raccoglievo nel cesto mirtilli e more. Domenico Fuoco raccolse le mie sottane e mi colse lì sull'erba. Mi toccò essere la dudra di un povero uomo, mentre un altro bandito fu borbonico. Poi soldato di Garibaldi e quindi comandante di 2000 briganti, e si chiamava Carmine Crocco. Il mio uomo fu solo brigante di 40 ladroni e sapeva annunciarsi nei paesi, sperando un colpo alla campana. Amava Cristo, ma sdegnava la sacralità della vita e il quinto comandamento. Tagliava orecchie ai sequestratori e le mandava come richiesta di riscatto. Tagliava gole come ci si allaccia scarpe. Donne sue non più amate, dicono ebbero la carezza del suo coltello. Lo tradirono in una grotta, lo decapitarono e fu nelle chiazze esposto mutilo e nudo. E io pensai molte volte che morire giovane non mi andava per niente. Grazie, è stato secondo me un pezzo molto significativo che hai scelto. E invece ora ripasso la parola ad Andrea. Ovviamente io vorrei anche, non so se vuoi, prima di raccontarci altri aneddoti del libro, se vuoi farci ascoltare qualcosa. Sì, potrei ricollegarmi appunto alla storia di Nicolina Iaconelli, che appunto ci ha detto Simone, che era scritta, la storia sarà scritta, è stato un estratto del libro scritto da Giulio Laurenti per quanto riguarda questa brigantessa, e io ho scritto questa canzone insieme a Elena Velena, che si chiama Una donna come tante, appunto, è dedicata a Nicolina Iaconelli. La posso far sentire così in acustico, un po' come sono nate qui Certo. dentro casa mia, insomma, quindi senza arrangiamenti, eccetera, però volentieri. Spero si senta bene. Nicolina Iaconelli, il nome nulla vi dirà. Umile famiglia nata in ciociaria e una vita di stenti e difficoltà. Venne la truppa del capobanda a fuoco, dalla famiglia dovette andar via insieme al bandito senza più casa, in nessun loco. Rubava Nicolina nei villaggi vicini, a Mignano, a Galluccio e a Rocca Monfina. Odiava i soldati piemontesi, pure i garibaldini, e a Garibaldi il fuoco non gli sparò, che purtroppo fuori tiro stava, e non fu certo un dolore da lenire. Con la morfina, moglie, madre, amante, pure ladra, semplicemente una donna come tante, ha preso in mano la sua vita e fiera un fucile a due colpi nell'altra. Serve star sotto i riflettori per essere considerate come il male. A volte accade semplicemente per salvarsi da una vita tragica e banale. Arruolata volontaria nella banda, vestiva da uomo in sella un cavallo d'argento, la criniera nera, la capigliatura, e fiera e decisa, coraggiosa, audace, che rompeva nelle case dei galantuomini, ricchi sfondati alla faccia dei poracci. Sparò mai, ma nessuno uccise, ma era una brigantessa, una maramalda, peggio di una donna di malaffare, da catturare, scoiare, nuda e poi ammazzare. Non serve star sotto i riflettori per essere considerate come il male. A volte accade semplicemente per salvarsi da una vita tragica e banale. No, no, non serve star sotto i riflettori per essere considerate come il male. A volte accade semplicemente per salvarsi da una vita tragica e banale.
Grazie Andrea. Grazie a voi. Molto significativa e molto particolare anche il tuo stile, ovviamente, che si ripercorre in tutto l'album. Hai fatto comunque, secondo me, un ottimo lavoro, perché, come ha detto prima Simone, non è facile portare in musica e rendere canzoni comunque dei testi così particolari. Quindi sicuramente c'è stato un lavoro di precisione e molto curato, come sono tutti i tuoi libri, anche il precedente. Ricordiamo che anche il libro precedente era un disco libro dedicato a una figura importantissima della poesia, che abbiamo anche ricordato in questo festival, la figura di Pierpaolo Pasolini, che tu hai omaggiato. E invece, tornando a quest'opera, ci sono anche poi delle immagini, delle fotografie di queste brigantesse. È tutto molto corredato con attenzione. Ma qual è, diciamo, tra queste che sono state presentate, quella che in modo particolare ti ha colpito particolarmente per la sua storia? Sicuramente io sono attratto molto più dal periodo post-unitario, ma è un mio gusto appunto personale. Una di queste appunto è Filomena Pennacchio, proprio perché sostanzialmente rispetto a Nicolina Iaconelli, che veniva da una posizione sociale, economica, insomma veniva da genitori contadini, invece Filomena Pennacchio era sposata con un funzionario del tribunale. Quindi voglio dire, era anche benestante, no? Però non ce la faceva più a stare con quest'uomo che diciamo la teneva, la segregava in casa, era malmenata, eccetera. A un certo punto, per riscattare la propria vita, appunto lo uccise conficcandogli un ago in gola, uno spillo in gola, e si diede alla macchia unendosi a dei briganti. Quindi il desiderio di riscatto è stato talmente forte, talmente potente, di andare a finire in una situazione, diciamo, economica precaria, perché vivere, insomma, all'interno di grotte e darsi alla macchia rispetto a stare dentro una casa, no? Pensiamo nell'Ottocento, insomma è abbastanza peggiorativa come condizione, diciamo, di materiale, di bene materiale, così. Però appunto il desiderio era talmente alto, eccetera, che era un riscatto della vita, un cambiamento di vita molto importante. Poi pare che questa donna, pensare già a una donna che andava a cavallo nell'Ottocento, già meraviglioso, e pare che cavalcasse benissimo, addirittura senza sella. Quindi insomma è una figura molto importante, no? Elisabetta, certo. Bucci, con cui ho scritto la canzone, la chiama Filomena la brigantessa nera, no? Perché era sempre vestita di nero, aveva questi, appunto, naso aquilino, tratti scuri, era olivastra, con questo capello appunto moro, e quindi la descrive molto bene in quel testo di quella canzone, quel testo poesia che poi è diventata canzone. Quindi appunto è una figura che mi affascina un po' più rispetto alle altre. Quindi sì, Filomena Pennacchio sicuramente è quella che più mi... Invece di questo libro sei riuscito ovviamente a fare tantissime presentazioni, fortunatamente all'epoca in presenza, sì, no? Prima siamo arrivati, sì, proprio, è uscito nel maggio del 2019 e quindi abbiamo fatto diverse presentazioni in giro per l'Italia. Mi dispiace solo che nel momento in cui dovevamo fare verso il sud Italia, abbiamo fatto tutto il nord Italia, Milano, Lecco, eccetera, eccetera. Dovevamo partire per il sud Italia, abbiamo fatto Caserta, nel dicembre 2019, bellissimo, è stato, perché al sud proprio si sentono queste radici, no? Cioè viene tutto da lì, il brigantaggio post-unitario, e purtroppo appunto il Covid ci ha bloccato, però abbiamo avuto, sì, abbiamo avuto diversi mesi di tempo per presentarlo un po' in giro per l'Italia, e c'è sicuramente suscita curiosità, ma a prescindere non è da dire per quanto mi riguarda. Infatti però... la prossima domanda era relativa proprio ai lettori. Come hanno accolto questa tua opera e qual è stato il commento più significativo per te che hai apprezzato, ovviamente? Guarda, per quanto riguarda durante le presentazioni vedo molto, molto interesse, perché per alcuni esistevano solo i briganti. Brigantesse appunto non si era mai parlato, a parte alcuni storici che hanno trattato queste donne, ma a livello musicale soprattutto... Mi viene in mente, sì, Eugenio Bennato, che ha cantato di briganti e anche brigantesse, ha trattato Michelina De Cesare, ha trattato Angelina Romano di anni 9, brigantessa di anni 9 uccisa a colpi di fucile.
Yuzella e basta, non era mai stato fatto un concept album con un libro proprio dedicato interamente a queste meravigliose donne, quindi voglio dire, sicuramente suscita curiosità, questo era proprio il mio obiettivo, no? Ok, e da lettore, secondo me, viene sicuramente chi legge questo libro ne esce arricchito, perché, come dicevo prima, la figura della donna non è stata mai messa in risalto nella storia italiana e non solo nel giusto modo. Quindi questo è un po' riportare nel mio piccolo le cose giuste, no? Nel giusto binario, no? Dare il giusto peso a queste donne. Invece una domanda che voglio fare a Simone è ovviamente se vuole farti una domanda direttamente lui, e qual è la particolarità di questo libro, cosa l'ha colpito particolarmente di questo lavoro di Andrea, anche se indirettamente già ce l'ha detto anche prima, però. Sì, appunto sottolineo quanto ho detto prima, nel senso che questa è un'opera sicuramente ibrida, no? E già la cosa di per sé è stimolante, perché appunto, dicevamo, ci sono interviste, racconti, canzoni, addirittura un fumetto c'è. Cioè, quindi voglio dire, quindi questo è stimolante di per sé, no? Ma poi la cosa che a me colpisce delle opere di Andrea, adesso non lo dico solamente perché c'è un'amicizia tra di noi ormai da anni, ma è la cosa che mi colpisce e mi ha colpito anche in Pasolini, nel concept su Pasolini, è che non è mai un santificare una figura, in quel caso l'artista Pasolini, in questo caso le brigantesse, cioè non c'è mai una santificazione della figura. Qui, appunto, come diceva Andrea, c'è un ritratto della donna brigantessa, ma è un ritratto che le vede anche come esseri anche che hanno luci ed ombre. È questa la particolarità delle opere di Andrea, e anche di questa, secondo me. Ecco, questo io ci terrei a sottolineare. E poi, appunto, il fatto di aver creato questo connubio tra musica e letteratura dà un valore aggiunto a queste donne. E la cosa, ad esempio, che a me diverte di questo disco ed è il pezzo che è preferito da me, è la canzone che ha scritto Renzo Paris, perché lui ha immaginato una brigantessa dei tempi nostri, insomma. Tempi moderni, certo. Esatto, ed è secondo me geniale. E poi la domanda che farei a Andrea è questa, come ci si sente ad avere la possibilità di collaborare con grandi della musica? Ad esempio, vorrei che mi raccontasse un pochino il suo rapporto di collaborazione con John Jackson. Beh, con John collaboriamo ormai dal 2010-2011 per un mio singolo che si chiama I numeri primi, quindi è stato lì l'incipit della collaborazione. Beh, per me è come un piccolo sogno che diviene realtà, perché io, essendo un grande fan di Bob Dylan, un dilaniano, non so come si usa dire, quindi essendo appassionato del Bob Dylan degli anni 90, quindi dell'MTV Unplugged, eccetera, John era nella band di Bob Dylan proprio in quel periodo, quindi io ho visto parecchi live appunto dove c'era John Jackson, e collaborare con lui per me appunto è come un piccolo sogno che è divenuto realtà, e mi ha insegnato anche parecchio, ha fatto molto bene alla mia autostima, quello calcolando insomma che allora avevo 26 anni, e quindi voglio dire, però mi ha arricchito molto. E John è una persona meravigliosa, oltre che un ottimo musicista. Ricordiamo che ha anche collaborato con Tom Jones, Shelby Lynn, eccetera, eccetera, con diversi artisti. È stato sul palco anche con Neil Young, Patti Smith, Bruce Springsteen, eccetera, eccetera. Insomma, un curriculum veramente molto, molto fantastico, sì. Interessante.
Quindi insomma per me no, è stata la collaborazione con John è un qualcosa di meraviglioso, adesso è nata un'amicizia e insomma per chi è appassionato di questo genere di musica consiglio di andare a vedere su YouTube un video che ho fatto con John in cui ho musicato una poesia di Pasolini che si chiama Supplica a mia madre, dove John ha fatto tutto un vestito musicale intorno a questa melodia che io ho cantato appunto con le parole di Pierpaolo Pasolini. Io avrei voluto avere più tempo per stare insieme a voi, ma siamo in chiusura. Quindi ti chiedo di lasciare un saluto veloce ai nostri ascoltatori del festival, della rassegna. Grazie a tutti per averci seguito, grazie agli organizzatori, grazie di cuore a te Michela per averci sostenuto in questo viaggio virtuale e speriamo di tornare presto a riabbracciarci e di fare presentazioni dal vivo, quello sicuramente. Un abbraccio a tutti voi. Grazie a te, grazie a Simone, grazie di averci dato la possibilità di conoscere le brigantesse e le storie d'amore di Fucile. Quindi invitiamo tutti ovviamente a continuare a seguirti. Un saluto a tutti. Grazie.